In questi giorni il nome di Mark Knopfler è tornato di straordinaria attualità, innanzitutto perché è stata appena annunciata l'uscita del suo nuovo e decimo album solista, uscirà il 12 aprile, si intitola One Deep River, e il river è il Tyne, cioè il fiume della sua città natale Newcastle, tanto che questo ponte sul fiume campeggia sulla copertina del disco e nelle foto promo dello stesso Mark Knopfler. Pare che siano 12 canzoni molto 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 belle. La domanda che sorge spontanea in questo caso è: tornerà quindi in tournée? È stata la risposta però del suo manager che ci ha lasciato un po' di perplessità, perché appunto a questa precisa domanda ha risposto go home and pray, cioè andate a casa e pregate, che devo dire la verità ci lascia un po' di inquietudine, anche perché sempre di recentissimo è uscita invece la notizia di questa straordinaria, clamorosa asta di tutta la sua collezione di chitarre. La prestigiosa casa londinese di Christie's, infatti, il 31 gennaio batterà ben 213 pezzi che sono gran parte della sua collezione di strumenti e amplificatori. Ci sono pezzi veramente prestigiosi come una Les Paul del 59, una Gibson Les Paul del 59, tantissime bellissime chitarre acustiche Martin, Gibson, una di Stephan Sobel, grande liutaio inglese specializzato negli strumenti a corde, così come le chitarre del suo amico Rudy Penza, quello del negozio Rudy's Music, dove diciamo a New York Mark era solito andarlo a trovare e rifornirsi appunto di strumenti bellissimi, come una replica dell'83 della stessa Gibson Les Paul, di cui poi lui ha potuto venire in possesso invece del uno tra gli esemplari più pregiati. Pensate che è il pezzo più costoso, ha una base d'asta di circa 500.000 di sterline. Ma al di là di ciò, la domanda che uno si pone, oltre a quella quando tornerà sui palchi, è: ma perché mette all'asta tutta la sua collezione di chitarre? Ha bisogno di soldi? Forse non sta tanto bene? Io ho provato a chiederlo al mio, diciamo, informatore di fiducia, che è Giancarlo Passarella, che è il fondatore del fan club di Dire Straits, ma fa tantissime attività, chi è di Firenze ma non solo, che è un appassionato di musica in Italia, sa tutto l'attivismo in campo musicale di Giancarlo, e anche lui non sapeva darsi una risposta. Era anche preoccupato perché giravano strane voci, addirittura qualcuno mormorava di Parkinson, di artrite alle mani. Diciamo che Mark, nel filmato che c'è sul sito di Christie's, spiega invece che solo 10 anni fa, se uno gli avesse chiesto una delle sue chitarre, anche da acquistare ovviamente, gli avrebbe detto mai nella vita. E invece adesso è contento, pare che questi strumenti invece trovino, parole letterali sue, altre case. Quindi un sentimento di condivisione, così come una parte dei proventi, ma non tutti, una parte, il 25% circa, andrà in beneficenza. Dicevo, pezzi straordinari. Io sottovoce vi devo dire che ho fatto anche un'offerta, una bid, come dicono loro, per uno di questi strumenti, una Gibson Dove bellissima del 1963. Tra l'altro, per ogni pezzo Christie's, come al solito, fa una descrizione dettagliata, anche la storia dietro lo strumento e come questi strumenti siano stati utilizzati nei dischi di Mark Knopfler. Rimangono appunto alcune domande con risposte inevase, oppure dobbiamo essere comunque ottimisti. Mark compirà 75 anni il prossimo agosto e io sono in attesa anche di parlare con i promoter italiani di Knopfler, magari loro ne sapranno di più e io ve lo saprò prontamente comunicare. Nel frattempo, ripeto, andiamo alla ricerca dei nuovi brani di One Deep River. Pare che siano, ripeto, canzoni molto belle e molto in linea con il Mark Knopfler solista, che devo dire anche nelle piccoli filmati che si vedono in questa asta di Christie's non sembra affatto in cattive condizioni di salute. Insomma, se c'è da pregare ovviamente pregheremo, ma se no attendiamo con fiducia che ritorni sul palcoscenico, e attendiamo soprattutto con fiducia l'uscita del suo nuovo album. Intanto voi pregate per me, che se vinco la Gibson, se compro la Gibson dove vinco quell'asta, i primi a saperlo sarete voi, ok? Promesso.